Perdonanza celestiniana è il giorno del corteo storico della bolla, ma soprattutto dell'apertura della Porta Santa a rinnovare il primo e più antico giubileo della storia voluto da Papa Celestino. Il corteo civile partirà da Palazzo Fibbioni alle 4, sede istituzionale del Comune, passerà per Corso Vittorio Emanuele, per la Piazza del Duomo, Corso Federico II e Viale Crispi, fino a raggiungere la Basilica di Collemaggio. Al termine di questo parte il corteo storico, che seguirà lo stesso identico percorso, con oltre 900 figuranti e le tre figure più importanti del corteo, la Dama della Bolla, la venezuelana Roxana Leandra Garcia, il giovin signore Mirko Schiavone e la Dama della Croce Elisa Piccirilli. Giunti a Collemaggio, l'arrivo è previsto per le 17.45, il sindaco Massimo Cialente riceverà dalla Dama la Bolla del Perdono, tradotta dallo storico aquilano Alessandro Clementi, e ne darà lettura ufficiale. Un documento questo che è di proprietà del Comune dell'Aquila. Sarà invece il cardinale Beniamino Stella, delegato dalla Santa Sede, ad aprire, dopo aver bussato, come tradizione vuole, tre volte alla porta con il ramoscello d'olivo, la Porta Santa stessa. Qui, passandoci, si potrà ottenere, sinceramente pentiti e confessati, l'indulgenza plenaria, che sarà possibile lucrare sino al 29 agosto, quando la Porta Santa sarà chiusa. Ovviamente il passaggio sotto la porta è limitato per ragioni di sicurezza, vista l'inagibilità della Basilica di Collemaggio. Sfilerà, tra gli altri, ospite anche il sindaco di Lampedusa. Il tema di quest'anno, infatti, della Perdonanza Celestiniana, edizione numero 712, è l'integrazione. Per il governo dovrebbero esserci il sottosegretario Giro, il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, l'ex sottosegretario Gianni Letta, abruzzese.